Ciao a tutti, stiamo andando in Corte dei Conti a depositare un esposto in cui denunciamo tutto il marcio di Aler Milano di questi ultimi 15 anni. Aler Milano è un ente pubblico di proprietà regionale su cui Regione Lombardia ha pieno controllo. Con 72.000 alloggi fra Milano e Interland, Aler Milano è l'azienda immobiliare più grande d'Europa. Con la scusa di ristrutturare migliaia di alloggi popolari che ne avevano bisogno, Aler Milano chiede prestiti alle banche, fra cui anche MPS, per milioni di euro, dando come garanzia l'ipoteca su interi quartieri popolari di Milano e provincia. La verità è che quei milioni di euro che dovevano essere utilizzati per ristrutturare alloggi venivano in realtà utilizzati per nascondere i buchi di bilancio, per ottenere un flusso di cassa e quindi liquidità per poter ad esempio pagare gli oltre 1.000 dipendenti dell'Aler Milano. Grazie a queste operazioni oggi Aler Milano ha un debito pari a circa 500 milioni di euro, praticamente sull'orlo del collasso. Già nel 2009 Aler Milano era in palese stato di sofferenza. Nel nostro esposto infatti alleghiamo i documenti che lo dimostrano ed eravamo in piena era formigoniana. Il problema è che da allora nulla è stato fatto per evitare questo disastro. Provate a immaginare cosa succederebbe a quegli inquilini che oggi vivono in alloggi popolari ipotecati, senza neanche saperlo, se questi alloggi finissero nelle mani delle banche. Le responsabilità di Regione Lombardia sono pesantissime. Formigoni prima e Maroni poi hanno contribuito a ridurre in macerie Aler Milano. Ma non solo, c'è tutta una serie di amministratori regionali che aveva le mani in pasta nei loschi affari di Aler. Presto o tardi saranno i cittadini lombardi a saldare il gigantesco debito di Aler Milano. Vogliamo sapere dove sono finiti tutti questi soldi. Noi un'idea ce la siamo fatta, per questo lasciamo alla magistratura il compito di esaminare questi documenti, di individuare e punire i colpevoli.